Follettini e follettini, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi proveremo a fare la pasta di mais famosa e vedremo cosa ne verrà fuori. Se è il caso la coloreremo anche con questi colori acrilici che mi ha regalato la mia amica Alessandra. Grazie cara. Intanto li tiriamo fuori. Ho preso queste formine qui per tentare di fare qualcosa di queste. Questo biscottino qui. Questo cioccolato. Questo fiore, quest'altro cuore pieno di fiori, questo bimbo, questi palloncini, però non è detto che li useremo tutti, vediamo. Allora, ci occorre la colla vinilica che io ho già messo nel bicchiere, spero che riusciate a vedere, l'olio Johnson, l'amido di mais e un po' di crema. Allora, innanzitutto, dove abbiamo messo la colla vinilica, mettiamo l'olio Johnson. Non vi so dire le quantità perché non le so, vado a occhio, è una prova che sto facendo, quindi... Adesso mettiamo un po' di crema, che andremo a prendere col cucchiaio. Anche una crema scaduta va bene. E mischiamo tutto. Piano piano aggiungiamo la maizena. Che noi abbiamo qui. Ho preso anche questa scatola di uova vuote perché per fare i vari diversi panettini colorati li metto lì. Allora, poco alla volta mischiamo, che bisogna togliere i grumi. Io spero che riesca, non so, follettini e follettini, vi dico la verità. Non sono molto brava con la pasta di mais, quindi so far già un casino per tutto il tavolo, quindi capirete che... No, non sono perfetta. La mischiamo col cucchiaio. E piano piano ne aggiungiamo dell'altra. Guardate che casino che ho combinato. Follettini e follettine. E voi che dite, verrà o non verrà? Mischiamo. Un po' di carta e togliamo che c'era una cosa nera qui, mi sa, non so. Aggiungiamo altra perché è liquida, vedete? Maizena. Ho fatto un gran casino sul tavolo, quindi presumo già un epic fail, follettini e follettine, eh? Aspettate, facciamo così, per non lasciare niente in giro. Ecco qui. La mischiamo. Il tavolo è pulito, follettini e follettini, io farei una cosa,
Metto dell'altra maizena sul tavolo. Così. E ce la buttiamo a pioggia. E la mischiamo qui perché vedo che il barattolo è piccolo. Facciamocela tutta qua, si va. E adesso mischiamo con le mani, fonettini e fonettine, finché non si amalgama, spero. Se dovesse riuscire, fonettini e fonettini, tanto di guadagnato. Se non dovesse riuscire, sarà un totale epic fail, che pubblicherò lo stesso. Perché come voi sapete anche gli epic fail fanno parte giustamente, tutti possono sbagliare, fonettini e fonettine, quindi non sono perfetta neanch'io, ve lo dico, però sembra che qualcosa sta venendo fuori. Vediamo un po'. Ci siamo, follettini e follettine! Guardate! È riuscita, mi sa! Raccogliamo tutti i pezzi, giustamente, perché non lasciare niente in giro e non sporcare neanche per terra. Eccoci qui. Facciamo la pallina. Questa è la pasta di mais, follettini e follettine. Sembra essere venuta, vedete? Adesso dobbiamo colorarla per fare i diversi charm, biscottino, bambolina. Io non so come fare il color carne per la bambolina, quindi credo che questa la salteremo al momento. Allora, intanto io vorrei fare color cioccolato col marrone, quindi prendo un pezzetto di marrone lo picchietto con il colore, così e andiamo a mescolare. Vediamo un po' cosa viene fuori. Vedete, comincia a prendere colore, però non è ancora marrone. Quindi picchiettiamo un altro po' di colore. Ci sporcheremo un po' le mani, però di sicuro verrà qualcosa di eccezionale. Per usare gli altri colori dovremo lavarci, credo, le mani. Non è ancora color cioccolato, quindi ancora un pochino, che noi vogliamo il color cioccolato per fare il cioccolatino, vero, follettini e follettine? Così gli avevamo detto, no? Cioccolato. Le mani si sporcheranno un pochino, follettini e follettine, ve lo dico.
Ecco qui. Questo è color cioccolato. Mi laverò ogni volta le mani, follettini e follettine, perché altrimenti faremo un gran casotto con gli altri colori. Prendiamone un pezzetto, perché mi sa che è troppa. Questa la mettiamo qui. Anzi, no, apriamo questo che l'ho preso apposta e la mettiamo qui. Quella ne rimane per il momento. Intanto continuiamo a mescolare questa. Vedremo il risultato però in un prossimo video, quando saranno asciutti, perché non posso tirarli fuori adesso. Ok, allora inseriamo. Aspettate che mi sembra ancora un po' troppa. Mi sa che è ancora troppa. Ecco qui, vedete, adesso deve asciugare. La lasciamo asciugare. La mettiamo qui. Io direi il biscottino di farlo così, sempre con questo, biscotto cioccolato facciamo. Così non sprechiamo niente, follettini e follettine. Perché sennò è peccato sprecare la roba. Vediamo un po'. Vedete, follettini e follettini, anche il biscottino è fatto. Dobbiamo solo aspettare che sia asciutto. Naturalmente, quando saranno asciutti, i follettini e follettini li vedremo nel prossimo video, quando saranno asciutti. Li metterò ad asciugare per bene. Adesso mi lavo le mani per fare gli altri colori. E torno dopo. Eccoci qui, allora, follettini e follettine. Chiudiamo questo. Io volevo prendere un po' di rosso per fare questo fiorellino. Ci proviamo poco a poco perché sapete non gliene va molto. Prendiamo questo rosso scuro. No, questo è marroncino più chiaro, proviamo questo rosso. Questo è ancora chiuso, quindi facciamo così. Lo chiudiamo, vedete, così ci sporchiamo di nuovo le mani come prima, diventerà rosso.
Vedete? Ah, sta diventando sul rosello, va bene uguale. Mi piace questo colore. Che bel colore rosello, rosato. Mi piace molto, devo dire, fonettine, fonettine. Adesso proviamo a farglielo star dentro e a togliere l'eccesso senza rovinare. E anche questa è fatta, aspettiamo che si asciughi. Quest'altra la mettiamo qui, questo pezzo. Allora, io direi, follettini e follettine, che possiamo fare anche uno di questi. Questi li lasciamo perché sono troppo grossi. Vediamo di fare uno di questi Tour Eiffel. Come la facciamo la Tour Eiffel, azzurrina, chiara, chiara, chiara? Anche questi da aprire piano, pianissimo. Questa la facciamo azzurrina, non la facciamo proprio blu. Questa Tour Eiffel è molto carina. Che bello azzurro! Guardate che bello azzurro, follettini e follettine, la lascio così la Tour Eiffel. Sì, ho già deciso. Aspettate che facciamo un po' riprendere. Vediamo se funziona, perché
Vediamo un po'. Wow! Follettine, follettine. Ecco anche questa Torre Eiffel fatta, che naturalmente provvederemo a far asciugare. E voilà, la mettiamo ad asciugare qui, questa la ficchiamo assieme a questa, benissimo, e adesso vediamo cosa possiamo fare, cosa c'è qui. Facciamo questa goccia, se riesco a tirarla fuori. Aspettate, questo qui è la goccia. Ecco qui. Stavolta le mani non me ne lavo che non serve, sono quasi pulite. La doccia la facciamo violetta. Allora, follettine, follettine, la fotocamera si è spenta perché aveva la memoria piena, ho dovuto svuotarla e adesso proseguiamo. Ho fatto questa goccia che non si è visto mentre la facevo perché si è spenta la fotocamera. Adesso dobbiamo farla asciugare. E faremo come ultimo questo, quelli grandi non li userò perché troppo grandi ci vuole troppo tempo e purtroppo la mia fotocamera è quello che è, quindi bisogna arrangiarsi, follettini, follettini. Allora, prendiamone un altro pezzettino. E questa qui. La mettiamo via qui. Questa qui io la farei di questo colore bronze, cos'è? Giallo elettrico, una roba del genere. Vediamo il colore. Bellissimo, un pesce di verdigno. E buono, qualunque colore sia va bene, follettine, follettine. Ah, è giallino. Tipo oro, sì, ho capito. Ok, follettine, follettine. Guardate che bel colore è venuto fuori.
Ecco qui, adesso lo inseriamo all'interno per bene. E voilà, anche questo è stato fatto, follettine e follettine, adesso deve asciugare anche questo. Quando saranno asciutti faremo un altro video dove vi farò vedere le creazioni asciutte. Scusate la tosse, ecco qui. Vedete? Che dire, follettine e follettine? Se questo bellissimo video dove facevo la posta di mais e creavo qualcosina vi è piaciuto e ne volete altri, mettete un gran mi piace, iscrivetevi al mio canale, condividete i miei video su tutti i vostri social, con tutti i vostri amici e amiche, iscrivetevi alla mia pagina Facebook Follettine Creation, attivate la campanellina dei miei video per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Io vi mando un grosso bacione, ciao!